Di nuovo sei in onda, sì, di nuovo tra di noi, Drink on Air, il suono del cocktail, già dalla musica, dalla melodia che il nostro caro DJ Freedom ci ha messo, che ovviamente era Adele con Skyfall, il nostro Drink Movie di questa sera, ovviamente indirizzato a 007, all'ultimo appunto Skyfall. E tra l'altro, tanto per fare coincidenze, che a me piace il 007, a lui per amor di Dio è peggio di me, e oggi poi il compleanno di, come si chiama quello che ha fatto Mallory, non mi viene mai, dai, è lui, non mi viene mai il nome, e quell'attore che dico sempre che ha fatto, appunto, quello che ha fatto l'attore che non mi viene mai, Ralph Fiennes, oggi è il compleanno di Ralph Fiennes e per puta casa abbiamo fatto anche questa proprio cosa. Per questa sera. E questa sera che cosa ci si preparerà? Ma non una birra, perché noi siccome ovviamente siamo 007 dipendenti, ma soprattutto vestiamo classico come lui, quest'anno il nostro James Bond non ha bevuto il classico cocktail vodka-tini che faremo stasera, ma bensì la birra. Ma noi che siamo contro tendenza e teniamo il nostro stile avanti tutta la vita, prepareremo il nostro vodka-tini classico. Forse, classico, come dice lui, agitato, non mescolato, che comunque nessuno mai, chi sa... Aggiungerei una cosa, che diciamo che tra le varie, diciamo, tra i vari film che sono stati fatti, sono state fatte più versioni di cocktail, tra l'altro, dall'americano al mojito con Pierce Brosnan, chi ne ha più ne metta, insomma. Vabbè, una decina di cocktail all'incirca, a voglia, ricordati da James Bond. E quindi niente, vado ad eseguire? Vai tranquillo, vai, okay. Divertiti. Intanto le prime impressioni del nostro primo Manhattan, che siamo comunque sempre in tema coppetta, doppia coppa Martini, qui anzi. Certo. Qualche accertamento, Simone, vuoi dirci la tua o no? Sì, dai Simone, dici la tua. Cosa ti è sembrato il nostro primo drink? Buono. Te l'avresti fatto in questa maniera? Io ad esempio fuori diciamo onda ho detto io lo faccio in un'altra maniera, nel senso lo giro e ci metto. Sì, io lo faccio nel metodo classico. Perché qui c'è una grande discussione. Questo mondo del bar è. Beh, certo, ognuno bellissimo. Poi ha le sue filosofie. Come ti ho detto, un altro drink, ognuno. No, va benissimo anche così. Sì, ma a me, ad esempio, a me piace più il suo che quello mio. Sì. Troppo faccio. Tizi? Dunque, secondo me. Ottimo cocktail, equilibrato, anch'io lo faccio in maniera differente perché io invece di agitarlo lo mescolo. Ah, siamo tutti contro di te Lorenzo, mi dispiace. No, è una mia controtendenza. È vero, no, ma è il prodotto finale in realtà che è così, in realtà va mescolato. A me piace questa cosa, che comunque però il fatto che comunque l'angostura secondo me riesce meglio ad amalgamarsi nell'agitarlo, nel mescolarlo si rischia comunque sempre di perdere un qualcosa, o comunque durante la mescolata l'acqua del ghiaccio, cioè ho notato che è diverso anche il colore, io sì. da quello girato cioè stile strain, shake strain, anche il colore è diverso. Vero. Lori, bene. A te l'opera, che noi intanto siamo continuiamo, facciamo sempre la nostra sponda con il nostro tovagliolino, prendiamo di nuovo la doppia coppa, la ghiacciamo nuovamente. Poi ti faccio una domanda, dopo te, va tranquillo. Sì, va classiche bene, domande che faccio sempre a chi viene Drink on Air e chi sta dietro il banco. Allora, visto che ci sono, aggiungerei che questo cocktail è anche una variante Vesper. Già, dai, diciamo. Perché purtroppo, cari amici, posso dire che è sempre colpa mia dimenticarsi di prendere le cose. Per la prima volta che feci Drink on Air mi dimenticai di prendere la Coca-Cola per Long Island, una cosa da niente. Allora, e oggi sempre qua in Bella Vista, mettiamo i nostri, sarebbero 5,75, sarà molto difficile. Ma fare non credo. Una grammatura così precisa, però non ci credo proprio. Facciamo 6, non chi ci guarda, chi ci frega, tanto noi il risultato è quello che è, che comunque è fare una cosa a occhio, cioè fare una cosa da professionisti, cioè fare un drink come si prendiamo deve. Prendiamo poi il nostro Martini Dry, problemi non un CL e mezzo di Martini Dry. Perché uno pensa che uno gli sta lì dietro così, butta due bottiglie, invece no, purtroppo è tutto... il senso anche del bere responsabile, che lo ricorderò metal. Sempre, è questo. Mangiamo e shakeriamo. Bene. Ale.
andiamo di nuovo a svuotare il nostro ghiaccio della coppa. Lo strainer ce l'ha di là. Ok, stavolta vai tranquillo Ale, aggiungiamo, versiamo il nostro contenuto nella doppia coppa. Dicevo, quanto è importante saper fare un cocktail, quanto è importante saper consigliare, ma soprattutto dare al cliente un cocktail bene, fatto in una certa maniera, e appunto sapere bene quello che fai, perché ripeto sempre, la professione, certo, del barman o del barista viene vista come vabbè, ti metti lì dietro e fa qualcosa, invece no, purtroppo c'è tanto tanto da sapere. Io stesso ancora sono alla ricerca del sapere di questo bar, che ne sarò forse a un decimo da quello che sono sempre dietro di voi ragazzi. Io purtroppo ho questo passo, che sono lento. Hai ragione, lento, Emanuele, e ricordo, come in tutti i lavori non si impara mai, non si finisce mai. E ricordo sempre il senso responsabile, cioè bevete responsabilmente. Ora, ragazzi, se bevete non ho i miei attrezzini di lavorazione della per la guarnitura, però cerco di fare, vabbè, il possibile. Vai tranquillo Lorenzo, vai tranquillo. Dicevo, notiamo, se bevete il nostro twist, non guidate, e se guidate non bevete ragazzi, è molto importante, perché alla guida non ci siete solo voi, ci sono anche gli altri. Detto questo, Lorenzo sta facendo accalzati con il limone, sì, per levare, giustamente, sì, è la colpa è sempre mia perché mi sono dimenticato di prendere un coltello adeguato per le decorazioni, ma soprattutto un pela patate, un pela limoni, sì, era fondamentale per il nostro l'avrei twist potuto fare di con lemon. Il coltello, ma con questo rischio di veramente... Non ti preoccupare, va tranquillo, è il bello, okay, è il bello di essere dietro un banco, perché può succedere. Può succedere di tutto, no? Sì, a voglia, a me all'inizio subito, pam, piglia per terra, ma va bene così. Comunque basta che non finisce bene, che sia così. Ricordiamo il nostro vodka martini shakerato, come dice lui. Bene, poi mettiamo il nostro twist. Una leggera strizzatina. Dai. E poi lo adiagiamo all'interno. Ale, fatto. Ecco, e poi questo ovviamente lo ripasso subito alla nostra giuria. Applauso, giuria, grazie. Grazie. Vedo già delle differenze fra il primo e il secondo. Il primo mi sa che non è piaciuto, già quasi è quasi finito praticamente, da quanto non è piaciuto. Lo mettiamo qua. Patizia dal primo assaggio, già al naso io ho visto, mi ha ricordato gamberetti, con profumo di limone, fantastico, crudità, cosa. Questo ci sta benissimo, sia pre-dinner che nel momento della cena. È buonissimo. Fresco del limone, una cosa immensamente buona. Anche la cugina, vediamo. È di parte però, non vale. Andiamo Simone. Io mi allungo anch'io. Signori, le vostre impressioni e poi musica. Voi ditemi la vostra che io vi dico la mia. Buono. Buono. Ho sentito dire che non c'era il coltello adatto. Probabilmente andava tolto leggermente, sì, un po' più di bianco, limone, perché al naso non si sente subito, ma il prodotto finale secondo me è ben equilibrato. Bravo. Sì. Buono. Buono, buono. Io dico la mia, e giustamente ancora questa equilibratura, cioè io ad esempio, sempre per dire le diversità, no? Che poi sì, l'elasticità di questo lavoro, io ad esempio dry lo... non lo metto così, però nel senso che faccio, sciacquo il ghiaccio, okay, con il dry. Ovviamente questa è una versione vodka martini di del nostro carissimo James Bond. E io invece, giustamente, anche se lo devo shakerare eccetera, il dry insaporo il ghiaccio, lo butto, vodka, e poi secco ammazzato come piace a me. Ok. Profumo adorabile, che infatti mi è venuto in mente il limone, gamberetti, fantastico Lori. Io già mi sento crudità di mare, io prendo, piglio parto, vedo da bere e penso al mangiare. Scampo. Equilibrato come... E infatti, equilibrato, fresco, pungente comunque, alla James Bond. Perfetto, un vodkatini alla James. DJ, a te l'onore o l'onere di accompagnarci con un'altra dei tuoi mix. Noi signori restiamo sempre qui al Time Disco Bar con Drink on Air e Lorenzo Zappi.